questa serata lunigianese. Intanto vi ringrazio della presenza, perché questa è una serata nello specifico riguardante il Castello Malnido, e intanto voglio ringraziare gli ospiti presenti, il professor Germano Cavalli, presidente da Manfredo Giuliani, il professor Benelli, la dottoressa Usai dell'Istituto dei Castelli. E questa è stata una serata voluta da Germano, perché casualmente quest'estate ci siamo trovati a parlarne con lui e col sindaco. Noi diciamo che l'abbiamo intervistato per 2 ore riguardo al Castello Malnido e riguardante anche altre cose, nel periodo in cui è stata fatta la manifestazione estiva di Zuparalborg, perché era un momento per rivalorizzare quello che era il centro storico di Villa Franca, nella quale mi ha dato una gran mano anche Germano con tantissime altre persone di Villa Franca. E niente, non vi voglio deviare con tanti discorsi e passo la parola alla dottoressa Usai. Grazie. Buonasera a tutti quanti, anche io vi ringrazio per le presenze così numerose. Uno degli ultimi appuntamenti del ciclo estivo per il 2016 delle serate lunigianesi. Ci aspettano altri 2 appuntamenti a stretto giro, che sono quello di Aulla domenica, e poi il 23 siamo a Codiponte, dove recupereremo una serata che è stata rinviata il 1° di settembre. E dobbiamo dire che le serate lunigianesi l'Istituto le organizza sempre in collaborazione con la Manfredo Giuliani, ma non è una collaborazione qualsiasi, cioè la collaborazione è fondamentale, cioè le serate lunigianesi l'Istituto le riesce a realizzare proprio grazie all'essenziale contributo che la Manfredo Giuliani dà, sia con i relatori che comunque con il contributo culturale e anche raccogliendo sempre un pubblico così numeroso grazie proprio al suo ruolo sul territorio lunigianese. Dobbiamo dire che le serate lunigianesi sono tantissimi anni che noi le facciamo l'Istituto assieme appunto alla Manfredo Giuliani, che fa da tantissimi anni, e quello che c'è da dire è che magari sono mancati alcuni supporti che sono stati fondamentali negli anni precedenti, e in particolar modo posso dire il supporto della provincia, ma questo non ha inficiato minimamente sul risultato rispetto al pubblico e al calore che poi tutti i comuni hanno sempre dimostrato nel aderire alle nostre richieste e sollecitazioni, perché dobbiamo dire che effettivamente non c'è stata, vero Germano, quest'anno una serata in cui non abbiamo avuto una risposta dal pubblico numerosissima, quindi siamo contenti e ringraziamo tutti quanti. E io passo la parola ovviamente ai relatori, che parleranno meglio di me sicuramente. Grazie. Io ripasso la parola al professor Benelli, che introdurrà per poi concluderà il professor Cavalli. Grazie. Quando Germano mi ha detto vieni a Villa Franca a parlare del Malnido, no, dico tu mi parlerai del Malnido, perché tu in qualche modo sei figlio del Malnido, tu la tua formazione, la tua vocazione culturale è legata fortemente a questo castello. Il Malnido rappresenta per tutti noi amanti di questa terra qualcosa di particolare, innanzitutto nel nome, questo Malnido che ha qualcosa di fosco, qualcosa che ricorda eserciti di passaggio, ricorda la figura dei Malaspina secondo la tradizione popolare, che vivevano di brigantaggio. Ma il castello è qualcosa di più e di diverso. Chi ama la storia e ne ha visto le immagini che Germano questa sera vi illustrerà, si capisce che ha una vicenda del tutto unica e particolare. Non solo un castello che ha avuto una funzione fondamentale, come tutti i castelli malaspiniani, di controllo viario, non solo di controllo di un territorio,
ma in questo caso, e lo vedrete, qualcosa di più, il cuore pulsante di un'intera comunità che si trovava protetta dalla presenza marchionale e che svolgeva ai piedi di questo castello le infinite e notevoli attività. Giordano, dicevo, è figlio di questa cultura, di questa struttura che lui si è trovato, e qui il racconto dovrei leggerlo, ma ce l'ho nelle orecchie, quando bambino, durante il terribile bombardamento, si è visto scomparire. Quando le bombe degli aerei calati dall'Appennino e dall'alto fanno questo bombardamento a tappeto e dopo un grande nuvolone di fumo, il castello non c'è più, è scomparso. In questo racconto c'è sicuramente un momento emotivo, emozionale, che lo lega ancora di più a una realtà storica da non dimenticare. Il ricordo infatti diventa fondamentale per lo storico. Diceva il grande Bloch che la storia non è quello che tutti noi abbiamo vissuto, ma quel che ricordiamo del vissuto. E in questo ricordare c'è il cor cordis che diventa fondamentale, quel cuore che batte tutte le volte che ci emozioniamo di fronte a un reperto, di fronte a un rudere, di fronte a un racconto, di fronte alla testimonianza. Se il cuore non batte non ricordiamo, se il cuore non palpita non c'è emozione, non c'è quelle ex novere che diventa fondamentale nella conoscenza. Se non ci si emoziona, anche un incontro come questo, di questo incontro non ricordiamo niente. Io non ricordo niente di tante ore di lezioni scolastiche, di tante ore di filosofia, di storia, di latino e greco, perché i professori non mi emozionavano. I ricordi, pochi ricordi sono solo quelli della noia, del tempo che non passava mai. Non c'era mai qualcosa che valeva la pena di ricordare perché il cuore non palpitava. Lo dico nella mia lunga esperienza scolastica. Allora, ricordare significa questo, e un castello, e in questo caso questo castello, diventa un ricordo importante. Intanto un senso forte di colpa, di frustrazione, di ignoranza verso il passato, farà passare nella ferrovia, vergogna. Ma non c'è altra possibilità che tagliare il cuore di Villa Franca dal paese. Il castello che era il cuore viene diviso dalla ferrovia. Uno, anche se non è un urbanista, se non è un grande studioso di vie di comunicazione, dice: ma questa è una cattiveria, è un'autopunizione, è qualcosa di incredibile. I responsabili di questo misfatto vanno segnati sulla lapide in marmo messa ai piedi del castello accanto al monumento di Dante, perché è inconcepibile. E non si dica che non ci potevano essere altre soluzioni. La stessa operazione per cui si è creato la stazione di Pontremoli in quel posto, che ha determinato lo sviluppo urbanistico di Pontremoli così terribile, ma mai terribile come Villa Franca. Un aspetto punitivo che spinge lo studioso che vuole ricordare il proprio passato all'esigenza di recuperarne sempre più la memoria. E in questo Giordano è stato e continua ad essere bravissimo. Intanto, quando io presento Giordano, ho sempre il ricordo di Giacomo Devoto. Pochi professori mi hanno affascinato come Giacomo Devoto. Il suo eloquio era talmente affascinante che quando prendeva la parola in un qualunque ambiente era qualcosa di incredibile. La capacità della scelta dei termini, la profonda cultura che gli consentiva di nucleare temi etimologici così evidenti, la completezza nell'esposizione faceva di Giacomo Devoto qualcosa di incredibile. Lo dico prima,
del visionario dovuto Omi che andai subito a comprare e che fu per me una cosa di importanza incredibile. Giacomo Devoto individuò in Germano e nell'opera di Germano, in quella iniziativa della Manfredo Giuliani, l'Italia dei giovani. E questa Italia dei giovani è il senso vero dell'opera di Germano. Credere cioè che attraverso l'entusiasmo giovanile si possa recuperare la storia, il tessuto del proprio ambiente. Guardate che quando Giacomo Devoto venne qui, portato da Riccardo e per l'amicizia fraterna con Marchese Tosi. Devoto era nato a Genova, ma poi aveva studiato al liceo assieme a Giancarlo Tosi Delfini. Non solo con Giancarlo Tosi Delfini avevano in comune la prima guerra mondiale. Quindi i momenti fondamentali della vita quel tempo, il liceo e poi l'esperienza tragica della guerra. Quando Giacomo Devoto venne qui era stato già colpito dall'ictus, cioè aveva già avuto, lui durante un viaggio venne preso da una forma ischemica e nonostante tutto lui venne qui e in quello che lui poi ha scritto nella prefazione che ha fatto ai componimenti. Notate che i componimenti escono nel 74 e Giacomo Devoto muore il 25 dicembre del 74. Quindi quello che scrive in quella prefazione è quasi un testamento, è una consegna che fa non soltanto a Germano e ai giovani della Manfredo Giuliani, ma a tutte le istituzioni culturali di questo territorio. E in questo recupero delle tradizioni, nel senso più vero del termine, che Giacomo Devoto individua che dalla provincia, e solo dalla provincia, ci può essere il riscatto di un nuovo periodo. Non possono essere le città, ma ci vuole quella sensibilità e quell'attenzione che soltanto una vera cultura della tradizione può ritrovarsi in provincia. E allora per tornare a Germano sulla benedizione di un uomo come Devoto, l'immagine di Devoto qui con Marchese Tosi, le fotografie ce l'ho presente, sono grandi emozioni, diventa quasi un tracciato, un insegno, una consegna fondamentale. E tutta la vita Germano l'ha dedicata al recupero di queste storie, di queste tradizioni. Ma tutto ruota attorno a questo bambino, a queste tessere di un mosaico che sembrano totalmente perdute, perché se la ferrovia ha fatto quello scempio, col bombardamento c'è stato l'assalto agli stipiti, ai camini, a tutto ciò che si poteva portare via, nell'indifferenza della maggior parte della popolazione, nell'indifferenza delle istituzioni culturali. Ciò che era ancora in piedi cade non a causa del bombardamento, ma a causa degli uomini che hanno tolto tutto quello che potevano togliere dal bambino. La sofferenza di Germano è indicibile. Quando negli anni 50 minacciano la chiesa del Malaspina al di sotto del bambino, inutile è il tentativo di salvarlo. Eppure da questa tragedia, dal senso stesso tragico che determina la storia di questo comune, ne determinano gli sfasci, ne determinano la rottura del centro storico, di uno dei centri storici più importanti, lungo la via Francigena, che viene interrotto con costruzioni che sono, dire, che gridano vendette poco. L'interruzione di questo centro storico diventa qualcosa di incredibile, un motivo di grande sofferenza che non si è attenuato, anzi per me si è peggiorato poi con l'esecuzione della biblioteca. Lei mi ha lesionato, no? Questo scempio, questo peccato, questo è incredibile. Di cosa vuoi fare? Al recupero di un'identità storica e culturale ha dedicato tutto se stesso Germano. Ecco perché all'interno di questo incontro dei castelli
dedicare questa giornata al Mannito significa recuperare alla memoria quelle tessere che sono venute meno, ma che lui ha saputo ricostruire, non soltanto attraverso le mappe che si sono potute trovare, quelle delle Minzoni, non soltanto attraverso le varie reperti, le stampe bellissime, ma attraverso anche le conoscenze, i contatti che lui è riuscito ad avere con gli eredi, gli ultimi eredi di Malaspina, è riuscito a ricreare un clima, ricerca, memoria e recupero. Certo, qui c'è un sindaco, recuperare il castello oggi è impossibile, ma farci qualcosa sì, nel senso che vederlo così sepolto da questa vegetazione e non intuirne neanche più le linee, forse con qualcosa si può tentare, si può rifare. Credo che quest'opera però di recupero, e poi che si può recuperare, non si possa fare senza l'aiuto, la competenza e la bravura di Germano Cavalli. Il protagonista non sono io, è il castello di Mannito. Però Beppe ha voluto mettere insieme queste due entità e tutto sommato, dicevo prima alla dottoressa Dorsi, antropologa in Canada, e do il benvenuto a lei, come do il benvenuto all'ultimo iscritto da Manfredo Giuliani al Lorenzo Geri di famiglia contremonese, il quale stasera è già insieme a noi. Saluto al sindaco caro e a tutti gli amici, a tutta la Manfredo Giuliana, agli amici, agli ascoltatori. Beh, diceva il professor Benelli che quando uno comunica deve soprattutto far palpitare il cuore. Io non so se sarò in grado di far palpitare i cuori nel riparlare queste cose, perché ho il dubbio che, avendo parlato tante volte del castello di Villafranca, ormai abbia fatto la sua fazione e non credo di avere più la capacità di far vibrare quelle corde che prima mi davano quell'entusiasmo. Oggi la vedo un po' con l'occhio di chi accompagna all'altare la figlia. E sì, è sempre la figlia, ma non è più tua. E il castello di Villafranca, nelle condizioni nelle quali io lo vedo, mi sento quasi colpevole di non aver potuto fare quanto avrei voluto nei tempi nei quali qualche cosa si poteva fare. Questo è per me la prefazione, quindi sono qui, ho accettato volentieri. Devo correggere l'assessore Bernardi, perché veramente il sindaco mi è testimone. Io ho detto facciamo la serata lunigianese a Villafranca e perentoriamente il sindaco ha detto la facciamo a Villafranca nel museo e tu parli di Mannito. Sindaco, è vero o non è vero? È vero. Allora io dico, beh, in fondo parlo tanto volentieri di Mannito, anche perché scopro sempre qualche cosa e mi fa piacere rivisitare, risvoltare la moviola della storia di questo luogo della memoria, perché Villafranca ha come luogo della memoria il castello di Mannito. E questo già sembrerebbe quasi un concetto antitetico ad una forma mentis che in Lunigiana e in Italia era tipica nel secolo scorso, quando attraverso una visione positivistica del problema si cercava di individuare nei castelli gli strumenti di oppressione, il feudalesimo. E questo fatto, in una terra a sfondo feudale come la Lunigiana, doveva essere una cosa normale.
Quando la ricerca storica ci ha portato con tanti amici ad indagare attraverso le pieghe delle nostre piccole vicende, piccole non tanto, beh, ci siamo resi conto che nel caso della Lunigiana, ma di Villafranca in particolare, non c'era assolutamente astio nei confronti del castello. In poche parole, quando noi leggevamo a scuola che i castelli, il simbolo del feudalesimo di un periodo oscuro, avevano creato una situazione di distacco nei confronti e di oppressione nei confronti della popolazione, in Lunigiana, salvo una volta, in 700 anni, salvo una volta, c'è stata una rivoluzione dei feudali ed è stata quella di Tresana nella prima metà del XVII secolo. In Lunigiana non ce ne sono state altre, perché non possiamo pensare alle rivolte a forme di jacquerie, a forme di vendette, a forme di ripicche. Quelle non erano rivoluzioni, quelle erano fatti però privati di per sé. A me è interessato, al di là di quella che è stata la ricerca storica, dovremmo fare un piccolo escursus storico su Malvido, ma il comportamento della popolazione nei confronti del castello e che cosa ha inteso la popolazione, nel nostro caso di Villafranca, ma potrei estendere a tutta la Lunigiana, che cosa ha inteso per luogo della memoria e contatto tra i due poteri. Quindi il discorso è un'indagine di tipo antropologico relativo ai comportamenti della popolazione nei confronti di 700 anni di potere. Attenzione, perché se sono squarci di storia che vengono e fulminano e modificano e travolgono, ma durano 20, 30 anni, ma poi le cose tornano come prima, le ferite si rimarginano, anzi quasi quasi restano come episodi isolati. Ma signori, ma 700 anni di vita continua, di feudalesimo, non in tutta la Lunigiana, ben inteso, parlo della Lunigiana feudale, partita, salvo Contremoli e Sarzana, ma partita completamente sotto la dinastia dei Malaspina. Noi entriamo nella logica di, sappiamo che il castello che Federico Barbarossa a Pavia nel 1164 riconosce tra i beni a Domizio Malaspina anche Malmido, quindi Malmido c'è, e quindi se nel 1164 Malmido c'è, la prima domanda è che cosa c'era prima? Che cosa c'era prima a Villafranca? E Villafranca c'era, e perché si chiama Villafranca? Cominciamo subito a sottolineare alcune cose che sono curiosità, ma inducono la riflessione e provocano anche tentativi di attenzione e di ricerca. Villafranca è la località in Lunigiana l'unica che ha il suffisso Franca. Non ci sono altre Borgofranco, Castelfranco, Villafranca è l'unica. E allora, non viene in mente come si fa a pensare in una struttura tipicamente feudale come era la Lunigiana subito dopo il 11-12 secolo ad avere un posto che si chiama Villafranca? E lo diceva il professor Benelli, vi siete chiesti perché Villafranca, a Villafranca c'è un castello che è l'unico che ha un nome proprio? Voi avete mica pensato, o mica sapete, di nomi di altri castelli. Come si chiama quello di Frosinone? Come si chiama quello di Mulazzo? Come si chiama quello di Tresana? Non hanno nome, sono castelli. No, Villafranca è Malmido. Allora, chi gliel'ha dato il nome Malmido? Malmido, Malaspina, Malatesta. Beh, sono tutti nomi dispregiativi, Palavicino, Pelavicino. In quel momento, beh, probabilmente gliel'ha dato il vescovo di Luni. Il vescovo di Luni, che era l'oppositore, guarda a casa anche lui, feudatario, perché era vescovo e conte, in conflitto con il potere feudale dei Malaspina, per il possesso della Lunigiana, probabilmente, e quindi è un'ipotesi, ma valutiamola, perché mi trovo di fronte
chiedo scusa, faccio di tutto per evitare di vedere la cosa con amorosi sensi, perché essendomi la francese ci mancherebbe. Però me lo sono chiesto, come mai questa località ha un nome preciso? Che quel franco nel senso di affrancato, cioè libero, non è forse un segno di una carta di franchigia concessa presso a nobili? Poi mi correggi, poi hai facoltà di intervenire quando vuoi, sei il nostro, uno dei nostri soci emeriti, ci mancherebbe. E so che mi sto muovendo, non è il mio campo questo, non è il mio campo, cerco semplicemente di fare un contesto nel quale poi inserire quello che brevemente cercherò di dire, brevemente non lo so, quando finché voi non mi farete stare zitto, insomma, ecco, in questo modo. Comunque abbiamo questa situazione, per cui la situazione villafrancese è una situazione particolare, intanto per questi due motivi. Personalmente oserei dire che la villa, che è molto prima del 1000, che è probabilmente un seguito, una conseguenza, una derivazione di un'economia cortense che aveva una villa, e questa villa è esattamente il punto dove siamo noi ora, che era precedente all'avvento dei Malaspina. Quando arrivano i Malaspina dalle zone loro, dal Piacentino, i Malaspina trovano occupata, avevano tutti i diritti perché la Marco Bertelli era loro, era di Obito, e loro come discendenti, loro gli estensi e gli altri, avevano facoltà di non di reclamare, di tornare nei loro possedimenti. Beh, ma succede un fatto particolare, che trovano una situazione già assestata, una feudalità di mezzo, una feudalità minore, che qui da noi poteva essere quella di dalle parti, nella valle del Taverone del Lucino, i Bianchi d'Armeria, da Buccione, era molto più facile, da Rimino, ma però ci sono i Corbellari a Virgoletta, e il Brolo a Filatiera rappresentano quella, come dire, feudalità mezzana che è al servizio o dei marchesi o del vescovo o di tutti e due messi insieme. I marchesi, quando arrivano a Villafranca, trovano una situazione occupata e devono venire a parte con questa realtà. E quindi affrancano, danno una carta di franchigia alla villa che da quel momento è franca. È chiaro che la Villa Franca poi sarà sommersa da Manlio, il potere e la relazione feudalistica dei Malaspina nel XIII secolo e nel XIV fa piazza pulita di tutta questa feudalità minore, però il nome resta e noi oggi siamo villafranchesi. E forse è meglio, è bene sapere perché siamo villafranchesi, cioè siamo stati, come dire, segnalati, e il nome ci segnala un momento di una, come dire, un momento strano, da verificare, ipotesi soltanto così espresse, però un senso di libertà, un senso di, il nome Franca ce lo fa avere, ce lo dà con una. Il castello quindi viene costruito sullo sperone e assume subito una particolare seria importanza, perché è a presidiare non solo la villa, perché villa e borgo e castello inizialmente sono antitetici, sono due entità molto vicine, non una accanto all'altra come tutti gli storici hanno detto, una vicino all'altra è un'altra cosa. E tutti e due sono sulla via Romea, chiamata Francigena, ma noi la chiamavamo Romea. E su questa via Romea avviene la costruzione di un castello. Ma c'era subito sotto un'altra realtà simile a Villafranca, che era Groppo Fosco,
altro nome che ti dico, Groppo Fosco, Malnido, ma dico, ma dove siamo? Ecco, dipende da chi ha assegnato questi nomi. E tutti e due controllavano i guadi, guadi che erano alla foce di fiumi, oppure in condizioni importanti quando il fiume si restringeva e c'era la possibilità di... Groppo Fosco era il guado che portava al di là della Magra e per le vie del Genovesato, ma anche Villafranca quando viene a svolgere la stessa funzione e vince sul Groppo Fosco che va a decadere semplicemente perché me la fai vedere il ponte. Quando nel 1980 mi vengono a svegliare la mattina e mi dicono, non fa vedere cosa è successo nel grafico sul livello del fiume. La Magra, dopo tanti anni, forse secoli, era tornata in sui vecchi percorsi. Io ero lì i suoi piedi, aveva riscoperto. Ma no, questa è soltanto la testa del ponte. Il professor Mello gli ha detto, vai tranquillo, di pure che quel ponte lì è altissimo. E vedete il castello là in fondo? Il castello è quella massa che noi vediamo sullo sfondo. Ma a distanza di 7-8 metri, non mi ricordo bene, della testata dei ponti, c'è una china, il resto di una china. E poi se faccio altri 8 metri, ce n'è un'altra ancora. In poche parole c'è un grande ponte. È identica, la condizione di castello e ponte va alla prevalenza e fa decadere Groppo Fosco che era semplicemente guado e castello. E quindi le due realtà vengono una viene annullata e di qui comincia l'ascesa del castello di Villafranca. Il castello di Villafranca, che era lì, siamo nel 200, è un castello militare, è un presidio che viene costruito attorno, ecco, altre emozioni, qui siamo una ventina d'anni fa, tutti quanti eravamo tutti convinti che il castello di Villafranca fosse semplicemente un aggregato di costruzioni successive attorno a un mastio principale che era esattamente piantato sul promontorio alla foce del Baglione, sulla foce del Baglione. Però noi non avevamo mai provato non avevamo mai toccato con mano questa realtà. E che cosa succede? Che nelle nostre peregrinazioni, attraverso frane, intonaci fradici che sono venuti giù, a un certo punto riusciamo a trovare qualche cosa che è particolare. Una massiccia costruzione a base quadrata intorno con tutte le curve. Io però ho colto soltanto uno spigolo. Questo è lo spigolo della torre originale del castello di Milano. Attorno alla quale con la torre si è poi costruito appunto tutto il castello. Ma in quel tempo la funzione del castello è una funzione assolutamente di presidio ed è difensiva, quindi è una struttura militare. La villa qui decade, questo era il posto di guardia e poi diventa il dominio della comunità e con i folli e qui voi vedete esattamente quando è stato recuperato e questo che era il posto di guardia con il cammino assolutamente succube del castello. Ma il castello che è un'entità e la villa l'altra piano piano si congiungono e sono all'origine sono la causa del volto di Villafranca. È un po' un abbraccio. Dalla villa si va in giù, dal castello si viene in su, in poche parole il nastro viabile che collega borgo, che collega castello e villa, dall'origine al borgo di Villafranca. Quindi avviene un aggregato che non ha più dei.
assume un'altra funzione, cambia volto e dà origine ad una situazione che è quella importantissima della costituzione di un feudo autonomo. Perché il problema è che Villafranca in quegli anni, essendo talmente importante, era in pratica un possesso indiviso dei Malaspina. Il possesso indiviso dei Malaspina voleva dire che tutti i, o gran parte di, dei discendenti dei Malaspina che venivano dalla Val di Staffora, dalla Val Valle, venivano dal Pavese, dall'Oltrepò Pavese, e vengono e sono nel Monferrato e in Sardegna. I marchesi di Villafranca hanno possedimenti in Monferrato, sono padroni di metà della Sardegna, e Villafranca è un punto che è considerata una federazione di dei Malaspina. Ubaldo Formentini dice che in effetti era il loro punto di incontro, di fatto la capitale dei Malaspina, perché tutti quanti possedevano un pezzetto di Villafranca e quindi nessuno rinunciava alla sua parte, e quando venivano a discutere degli affari di famiglia ciascuno si sentiva in casa. Il castello assume quindi questa funzione di essere bene comune non di un gruppo, di un ramo della famiglia Malaspina, ma di un sistema familiare che gestisce in pratica tutti i feudi della Lunigiana. Ma siamo nel 1300, questo fatto matura, si evolve e si sviluppa, cioè i marchesi di Villafranca fanno una scelta epocale, rinunciano ai beni della Sardegna, alla Gallura, che era loro, rinunciano ai beni del Monferrato, rinunciano ad acquistare parte della contea di Nizza e tutto quello che hanno lo investono per ripagare gli altri condomini per entrare in possesso esclusivo del feudo di Villafranca. Ci riescono nel 1355. E come ci riescono? Ci riescono per un fatto particolare. Il personaggio chiave di questa vicenda è Federico. Federico Malaspina ha una grande fortuna di sposare la figlia di Spinetta Malaspina della Verrucola. Spinetta Malaspina della Verrucola è stata la mente della Lunigiana che ha visto più volte il largo possibile, quindi ha cercato di creare una sua personale signoria. La Lunigiana, l'abbiamo sempre detto, ha sempre vissuto una vita frastagliata e tribolata perché non aveva un città che la rappresentasse in modo unitario. Sono 50 chilometri, 170 chilometri di vallata, di Val di Magra, e in questa vallata i Malaspina, quando vengono da sconfitti, perché hanno già Contremoli, che è un comune, libero comune, e di sotto c'è la diocesi di Sardegna, che è in mano a un vescovo Conte. Quindi loro sono soltanto padroni della zona intermedia. Ma la Lunigiana perché è importante? È importante per il transito delle merci, per la strada che la attraversa in via in forma longitudinale. Quindi essere padroni della strada e controllarne i traffici vuol dire avere delle grandi possibilità di risorse economiche. E attraverso questa individuazione di risorse avviene l'incastellamento di Malmedo, diventa sempre più ampio. Federico Malaspina riesce ad avere dal imperatore di Boemia, Carlo IV di Boemia, l'investitura e il riconoscimento del feudo, e quindi Villafranca diventa uno dei feudi più importanti della Lunigiana, ma non soltanto per questo, per il fatto che i marchesi sono talmente possenti e talmente finanziariamente forti, i marchesi di Villafranca, che fanno un prestito
Marchesio Rivola, il quale è una persona che, guarda caso, guida la parte guelfa come un uomo che ha al suo servizio un esercito di mercenari e si batte per la parte guelfa in Lunigiana e ha bisogno di danaro per assoldare truppe. E viene a Villafranca, dai signori di Villafranca, a chiedere un prestito. I signori di Villafranca glielo concedono, ma in cambio vogliono delle garanzie sul feudo di Olivola. Il marchese Francesco di Olivola non è in grado di soddisfare il debito e Villafranca entra in possesso della Valle del Taverone, di Angulla, di Virgoletta, perché è di là. Villafranca era la capitale, era il capoluogo da questa parte, nei possedimenti l'aveva sulla sponda opposta. E avviene che la Valle del Tavarone, quasi tutta, comunque diciamo, parte che facendo di parte del feudo di Olivo, passino al marchesato di Villafranca. C'era un contenzioso, Carlo IV di Boemia, quando passa a Villafranca, riconosce i marchesi a Villafranca, viene a Villafranca, un castello di Malnido, va a Roma ad indossare la corona imperiale e re di Boemia, ma sta per essere incoronato imperatore del Sacro Romano Impero, lascia immediatamente l'investitura ai marchesi di Villafranca, i quali sono riconosciuti di un potere enorme. Perché il potere enorme? Villafranca, la Lunigiana era una terra di transito. La terra di transito qual era? Era la via Francigena, che di là era di parte guelfa e di qua di parte ghibellina. Villafranca, avendo possedimenti nel Castelvolese con Tresana, Lusolo, Condenzana e avendo acquisito parte del marchesato di Olivola, riesce a fare tenaglia, esattamente quello che farà dopo Firenze quando compra Caprigliola da una parte e Albiano dall'altra per rimettere un'altra tenaglia alla strada, ma qui siamo già nel 400, qualche decennio dopo. Morale, in questo momento il castello di Villafranca assume un'altra dimensione e tutti questi passaggi si riscontrano in quella che è la forma del castello, perché sono successivi interventi che nel 500 Villafranca e i marchesi di Villafranca sono gli unici in pratica che hanno ancora controllo sulla via Francigena di questa parte, perché tutti gli altri marchesi hanno dovuto cedere al Granduca di Toscano, a Milano o agli spagnoli i loro possedimenti, per cui non c'è niente da fare, se vuoi passare devi pagare le cappelle ai marchesi di Villafranca, agli unici marchesi che avevano ancora il potere di esigere gabelle sul tracciato della Francigena. Piana Rossa era già passata al Granducato di Toscana, Filatiera anche, Pontremoli era sotto Milano, non faccio parole. E quindi avviene una rivoluzione importante che è quella della ristrutturazione del borgo. Ristrutturazione del borgo e ristrutturazione del castello. Il castello che noi vediamo è non questo qui, è quello che vediamo in quella posizione, perché non voglio la ferrovia ancora in mezzo, vedete che la ferrovia non c'è, è una foto storica questa, è importante, è la prima fotografia del castello senza la ferrovia, poi dopo ci sarà sempre la ferrovia in mezzo. Voglio dire che il castello viene assolutamente adeguato alle nuove esigenze, ma nel frattempo sono mutati i contesti, per cui c'è effettivamente una risorsa dovuta a un rinnovamento globale di Villafranca. Pensate che nel 500 viene costruito il convento di San Francesco con la scuola di teologia portata a Villafranca dai marchesi Malaspina, che c'è il decadimento della chiesa di San Nicolò
che è stato il sepolcro di Malaspina e la chiesa storica del paese fino al 500, ma i Malaspina vanno con la parte borghese al convento, nel convento là fanno il loro sepolcretto, il loro luogo, la loro chiesa. E la Villafranca in fondo al borgo comincia a decadere, perché la chiesa di San Nicolò è una parrocchia ormai che è rivolta soprattutto al mondo agrario. Quindi il castello di Villafranca, però, come con il convento e con la chiesa di San Giovanni, che nel frattempo diventa parrocchia, ridà una situazione nuova a Villafranca. E questa situazione nuova che aveva perdura attraverso il 600, e fino a che va a languire nel 700, nel 650, Pontremoli viene acquistato dal Granduca di Toscana, il Granduca di Toscana è già padrone di Bagnone di Fivizzano, e in pratica c'è questa forma di granducalizzazione della Lunigiana e anche forme di demalaspinizzazione, perché i Malaspina non sono più in grado di tenere un pochino con ordine. E dicevo che nel 600, il feudalismo è semplicemente, sono tanti borghi inutili, anacronistiche divisioni, tanti borghi di Stato che sono più che altro poteri, non sono più. E finché si arriva a Napoleone, la rivoluzione francese, qualche fermento avviene anche in Lunigiana, ma sono rivolte dovute come conseguenza, cioè il contesto. Si poteva fare benissimo una rivoluzione lunigiana dopo che avevano fatto la rivoluzione francese e avevano già tagliato la testa dei re, e quindi questo fatto è assolutamente, ma non è assolutamente. Il castello da quel momento diventò contenzioso. Il discorso è questo: come bene feudale deve essere espropriato, però c'è un articolo che mi pare che sia l'articolo 8 che dice che, essendo però anche residenza viene considerato bene allodiale. Sì, è vero che è stato un elemento di oppressione e simbolo di un potere decaduto e abolito, però è anche vero che è diventata anche la casa dei signori Malaspina e la loro abitazione, per cui avviene lo scempio dei castelli. In Lunigiana lo scempio dei castelli, perché i Malaspina non sono più in condizioni di poterli mantenere, e tutti che passano generalmente a mani private, a mani contadine, oppure vengono incamerati dal demanio. Nel frattempo, dopo il congresso di Vienna, la Lunigiana passa al Ducato di Modena, e quindi è il Duca di Modena che comanda e che li vende. Vengono utilizzati come cave, ciascuno va a prendere quello che vuole, tutto capita in Lunigiana. Capita a Terra Rossa, capita a Nulazzo, capita a Tresana, capita in tutta la Lunigiana, avviene questa dei castelli, avviene. A Villafranca no. A Villafranca passa indenne attraverso la rivoluzione francese, altro punto di riflessione. Come mai in Lunigiana i marchesi di Villafranca sono quelli che riescono a mantenere il potere anche dopo che c'è stato un tentativo d'esproprio? I marchesi di Villafranca mantengono il possesso e automaticamente non solo diventano da principio fieri oppositori, e poi dal momento che bisogna che qualcuno debba saper leggere e scrivere e bisognava fare ricorso ai vecchi feudatari per condurre il vecchio, l'ultimo feudatario di Villafranca, che si chiama Tommaso Malaspina, riesce a mantenere il castello e a trasmetterlo ai suoi discendenti, e rimangono fino alla guerra, fino all'ultima guerra, al bombardamento, è un bene che è di proprietà della casa Malaspina. Io mi fermo qui per la parte storica.
ho dovuto fare questo conto, perché se no, io credo, non so se mi ho stancato, ma io ritengo che se non abbiamo una visione d'assieme, di contestualità dei problemi, non riusciamo a cogliere quello che è la storia, perché si tratta di condensare 7 secoli o 8 di, per cui queste vicende hanno sicuramente inciso sulla personalità delle e sui rapporti tra potere consolare del popolo e potere marginale dei proletari. E questo fatto avviene in una, come dire, c'è una compartecipazione nella gestione della cosa pubblica. Con questo non voglio dire che ci sia stata sempre la franca pace e concordia, ma se la discordia c'era, era tra le famiglie regnanti dei Malaspina, non tra i Malaspina e il popolo. Il popolo ha sempre collaborato attraverso i consoli con il potere feudale, perché Villafranca ha avuto dei personaggi che sono stati di alto rilievo. Di alto rilievo ne due, ce ne sono molti, ma mi sono chiesto, e torno indietro, ma non posso non fare questa riflessione, ma quando alla fine del 200 c'è il momento magico di Villafranca attraverso la costituzione del castello ed è ancora un potere indiviso, mi sono chiesto, la guerra tra il vescovo e Malaspina viene composta, è durata poco quella pace, ma però è una pace che ha avuto la possibilità di avere un proseguo molto lungo, viene da Calieri alla pace di Castelnuovo. Come mai individua in Corrado Malaspina il giovane il marchese al quale dedicare le lodi della famiglia? Ma se era stabulato, come mai quelli di Mulazzo non sono stati citati e cita un marchese di Villafranca? È fuori discussione, il canto ottavo del Purgatorio. Ma non solo, il fatto stesso che Boccaccio dedichi due novelle del Decamerone a due marchese di Villafranca subito dopo, beh, voglio dire, la fama letteraria di Villafranca era una grande. E allora ecco dentro il castello che cosa c'è. E allora andiamo a vedere che in mezzo all'archivio ci sono pezzi rari, ci sono opere importanti, oggi purtroppo perdute, salvo alcune, e quindi c'è un'anima e qualche cosa che è diversa, da una situazione che è quella un po' comune a tutta la Lunigiana. E questi fatti sono, sottolineo, non ho detto, Dante e Boccaccio, ho detto Divina Commedia e Decamerone, Villafranca è citata nella personaggi della Divina Commedia e del Decamerone, punto, riflessioni finché vogliamo, ma questa è la realtà. E queste cose sono quelle che hanno creato un humus e una capacità tale di creare una coscienza, a mio avviso, civica. E tutte le volte che siamo andati a fare delle ricerche abbiamo sempre trovato il consenso e la partecipazione, la condivisione nel gestire la cosa pubblica insieme tra potere marginale e potere consolare. I consoli e i feudatari, in poche parole, andavano d'accordo e collaboravano tra loro. E questa è la ragione perché Villafranca, i villafranchesi hanno nel cuore il castello. Perché nel castello, mi avvio alla conclusione, nel castello a un certo punto avvengono dei mutamenti, delle evoluzioni che si adeguano con il passare dei tempi. Il marchese Malaspina, che non vende il castello, lo affitto per le piccole banti, prende atto che il suo ex feudo ha cambiato padrone, però nell'animo nessuno va ad abbattere, non si va ad abbattere la Bastiglia, Villafranca, si va
e diventa quasi il simbolo del paese. E questo l'abbiamo potuto riscontrare anche attraverso le interviste che 50 anni fa facevamo alle persone anziane che ricordavano sempre il castello come un bene comune. Avevano mantenuto, cioè non era stato mai visto come uno strumento di oppressione, ma come un luogo di protezione nel quale si poteva andare. E allora ecco la verità, i comportamenti antropologici della popolazione di Villafranca nei confronti del castello. Ed è molto bello sapere che, per esempio, lì il marchese aveva dato la possibilità agli artigiani di aver messo a disposizione il piano basso, quello che si sarebbe ancora da esplorare, perché non so, l'ultima volta che ci sono andato dentro era pericolosissimo, ma era ancora a questa maniera, era ancora agibile la parte bassa. L'aveva data ai Bustichi e l'aveva data ai Giumelli. I Bustichi avevano portato a Villafranca l'arte del ferro, i Giumelli quelli del legno, ma non del legno nel senso di falegname. Sapeva fare le ruote dei carri, e fare le ruote dei carri voleva dire che essere in qualche parole, essere all'avanguardia dei tempi, quando sulla strada si passava dalle somme, dalle teleferiche alle ruote. E quindi le ruote dei carri erano fatte nel castello. E il posto di guardia, i magazzini, e primo piano, ma al secondo c'erano gli uffici, del comune, della comune, che hanno voluto soltanto per un po' di tempo. Là sopra di noi c'è la comune di Villafranca, l'edificio sopra è la comune di Villafranca, ma è stato sempre il castello il comune. E questo fatto che i consoli avessero la possibilità di influire nel castello per fare le loro rivendicazioni, i loro incontri, ebbene, questo, il fatto è che è continuato. Perché in tempi recenti nel castello ci andava, c'era il comune, c'era l'ufficio dell'anagrafe, e questo fatto era legato, in poche parole, il castello era diventato la prosecuzione del borgo. E la prosecuzione del borgo, per esempio, per noi ragazzi era una manna, perché noi, soprattutto d'inverno, andavamo lungo gli scaleri a giocare a nascondino, a giocare alle palline. Era in pratica come giocare nel borgo, nessuno ci mandava via. Nel borgo, al terzo piano, piano nobile, c'erano i marchesi, ma il quarto piano, allora vi faccio subito una segnalazione, vi do subito la possibilità di capire che cosa fosse. I locali erano alti 8 metri e mezzo, tutti, i piani, da un piano all'altro erano 8 metri e mezzo. Quindi pensate un po' cosa erano i saloni dentro al castello. L'ultimo piano era dedicato alle famiglie. Non c'era più una scala, perché la scala, io la ricordo, due tipi di scale ricordo nel castello di Villafranca: gli scalieri pendenze minime, un cordolo, e si andava su con l'asino fino al secondo piano per portare legna, carbone, materiale, e quelle erano le scale nelle quali andavamo a giocare, e arrivavano fino al secondo piano. Poi c'era il piano nobile e poi dal terzo piano in su si andava con le scale di legno, e lì abitavano 10 famiglie. Aveva 100 stanze, considerate 100 stanze, tutte occupate da contadini e braccianti al piano alto. Cioè, in poche parole, sopra alle loro teste, i marchesi di Villafranca avevano la classe che... Cioè, non mi pare una cosa eccezionale che in un castello ci siano
le possibilità di queste convivenze sociali. E questo fatto è chiaramente nel 1800, è stato quello che ha creato poi i grandi riformi. E allora ecco che cosa si diceva del castello di Villafranca, che le feste da ballo che si facevano in castello erano le più belle della Lunigiana, perché tutte quante le signore anziane che avevo intervistato mi dicevano: ma aspettavamo quel giorno, perché noi potevamo andare nel castello, perché nel salone del castello. E io cercavo di capire, perché devo dire una cosa, che delle fotografie del castello ci sono fuori, degli esterni, ma degli interni non ce n'è neanche una. E quindi bisogna andare sui ricordi. E allora mi dicevano, c'era il grande salone, con il salone serva, il re e l'orchestra, e quale orchestra? Loro erano quelli della banda di Villafranca che facevano gli orchestrali e facevano un palco, e il palco lo mettevano dove c'era la figura del marchese a cavallo, era Bartolomeo, e poi c'era tutto segnato il volo di Villafranca. E facevano le grandi feste da ballo, alle quali si pensava un anno per poter partecipare. E dicevano, mettevamo da parte i soldi per entrare e cercavamo di comprare le cose più belle, un fazzoletto, una veste, una gonna, per partecipare a questa grande festa fatta in castello, in casa dei marchesi, per carnevale per la metà paese, ma non per tutte le volte. Ma c'erano sempre le signore, ultimamente, le mogli dei direttori di Boceda, della Piana, di Sardun, che venivano ed erano troppo eleganti. Beh, dico, le mogli dei direttori venute fuori a dirigere le fabbriche, naturalmente, ma ci potevano andare anche le popolane. E queste cose me le ha dette la Luigina, me le ha dette la sua sorella, la mamma della zia Prati. Come? Sì, la Carmela, esattamente, tutte persone che ho intervistato mi raccontavano. E allora ecco dove è venuto fuori, adesso giro, l'antropologia è questa, dove i comportamenti, e come erano queste feste? E queste feste erano partecipate, erano bellissime, perché poi a un certo punto entrava nella sala il Tracagnin, e dico, chi è il Tracagnin? Così. Era la maschera della francese. Altra singolarità, mi sono chiesto, come il Tracagnin? Me l'hanno spiegato, era la maschera di Villafranca per carnevale. Come dire, Pulcinella, Napoli, c'è Pulcinella, Gianduia, Giolino, Balanzone, Bologna, e Villafranca e il Tracagnin. E perché gli altri paesi della Lunigiana non hanno una maschera e Villafranca sì? Cioè, il cuore non ve l'ho fatto sicuramente palpitare, perché mi rendo conto che stasera non era la mia serata. Faccio una fatica incredibile per cercare di dire quello che posso. Però io ho voluto semplicemente mettere in evidenza delle particolarità e delle singolarità che sono inoppugnabili, che a Villafranca sono capitate e le altre parti no. Questo mondo di vivere e di condividere la villafranchesità è stato quello che ha animato la parrocchia di San Nicolò, che è diventata la parrocchia simbolo della Villafranca, tant'è vero che è stata talmente fissa e ribadita la sua determinazione a non volerci piegare, che si è opposta a essere di far parte della parrocchia di San Francesco, che si è opposta al vescovo quando venne perché voleva portar via la santa dalla chiesa di là a portarla là e quindi anche la festa, e che soprattutto ha mantenuto il superbore, e poi ha inventato l'altro giorno. Il superbore, la Z come si pronuncia a Villafranca, no? Da Villafranca, dalla mezza piazza in giù, è rimasta come una icona, come una medaglia di appartenenza, un orgoglio di appartenenza. Morale, chiudo.
Villa Franca è riuscita a identificarsi nel suo castello e l'ha amato, ha pianto quando è stato distrutto. 7 luglio 1944, faceva un, lo accennavo professor Benelli, con mio padre sono nelle zone al di là del fiume a spirare, perché queste consuetudini la guerra le aveva tutte riattivate, bisognava andare a cercare le spie che erano state non trovate dai mietitori. Pomeriggio tardo, dal monte di Canossa sduca una squadriglia di bombardieri americani, inglesi o americani, ci vorrebbe il nostro amico Barbieri, e puntano, speriamo, disse mio padre, che vadano via, perché passavano tutti i giorni le formazioni degli aerei per andare a bombardare Parma, per andare, e quindi transitavano. Ma quando abbiamo sentito, e ce l'ho ancora addosso che mi rimbomba, l'abbassamento di quota spaventoso che prelude allo sganciamento, e poi il fischio delle bombe che aspetti che esplodano, ricordo che mio padre mi si buttò addosso, mi coprì per proteggermi, le bombe caddero tutte sul castello, io vidi luccicare questi oggetti che cadevano e poi un fragore incredibile, come terremoto, la terra che ballava, le piante che toccavano, e questo un silenzio tombale, una nube enorme di fumo, di calcinacci, di polvere. Quando ci siamo rialzati, mio babbo ha detto che il castello in ghetto, il castello non c'è. Grazie. Grazie a voi, non commuovetevi più di tanto, grazie. Penso che dall'applauso si sia visto il fatto che Germano è riuscito questa sera a colpire le persone, anche se ha detto che non è in forma, non è assolutamente vero, perché comunque ha una vita dedicata a Villa Franca, la sua storia, e adesso volevo passare la parola al sindaco di Villa Franca. Grazie. Magari prima se c'è qualche domanda, so se sì. Il castello da parte di qualcuno. Io comunque devo dire che questa è la tua serata. No. Come altre 100 che hai fatto, tu sei il protagonista della sua cultura. Giuro che noi ti consideriamo l'icona finché della cultura di fronte a me. Tanta accoglienza, tanta amicizia, tanta vicinanza da parte di voi tutti. Beh, io finché posso cerco di stare in trincea e vado a cercare quei dubbi. Da domani chiamo tutti i miei collaboratori, che ce ne sono tantissimi qui, e andiamo a cercare per qual motivo c'erano queste diversità. Voglio arrivare in fondo, dopodiché facciamo una serata lugianese, devo spiegare perché. In effetti, sentendoti raccontare soprattutto l'ultimo evento, quello che ti ha visto protagonista, sì, malgrado da bambino, con tuo padre, che ti proteggeva nonostante lo scoprire, mi è venuto in mente così un pensiero storico. Io ho sempre pensato che gli americani non sono mai stati bravi a fare la guerra. Sono d'accordo. Vincevano perché avevano uno sfoggio di potenza, di armi e di mezzi che gli altri non avevano.
però ci è costato per essere liberati il 90% del patrimonio storico. No, io scusa, e questo no, era una riflessione. Ma hai ragione, ma è una riflessione che io ho fatto una considerazione. Per andare via tre tedeschi hanno distrutto tutto il castello. No, non solo, nello stesso giorno, allora, Villafranca e il convento di San Francesco sono le emergenze storiche più importanti della comunità, non ci sono nulla. Hanno condiviso la storia, qualche volta in forma condivisa, qualche volta in forma opposta, però sono stati due segni, quello religioso e quello marchionale, e quello assolutamente importanti, perché sono state la spina dorsale della vita villafranchese per 700 anni. Il convento no, il convento è del 500, comunque sono 500 anni. Ecco, vedere sbriciolato nello stesso istante tutte e due, perché mentre stavano distruggendo il castello, altre bombe, altre cadevano sul convento e lo sbriciolavano. Allora, nel convento c'erano anche le terracotte robiane. Ecco, voglio dire, le terracotte robiane, altra particolarità di Villafranca, beh, non è che siano in tutte le chiese della Lunigiana, Contremoli non ha terracotte, ha tante cose di meglio, ci mancherebbe, ma le terracotte robiane c'è la Villafranca. E non, anche questa è una cosa da fare, basta, grazie. No, ci mancherebbe, continuo pure. Volevo rassicurare invece il professor Benelli, che non solo verrà coinvolto Gianmaro Cavalli come di dovere, ma anche tu verrai coinvolto con tutta, no, preferisco rimanere qui, grazie, con tutta la Manfredo Giuliani, se, e ci proveremo, avessimo la possibilità di ottenere piccoli finanziamenti, ovviamente un recupero completo del castello, dico già, come diceva prima il professore, che è praticamente impossibile, ci sono variabili infinite, solo per citarne alcuna, è un'area soggetta al vincolo demaniale, è un'area che si presenta catastralmente come una proprietà ormai non più divisibile, con decine di proprietari che ovviamente non ci sono più, per cui bisogna andare alla ricerca degli eredi, è un'area senz'altro soggetta al vincolo della sovrintendenza. Ma detto questo, noi come amministrazione comunale, coinvolgendo anche tecnici, studi tecnici di architettura del comune, abbiamo presentato questo progetto, diciamo, che si divide in più lotti, che si chiama Villafranca Museo Aperto, e prevede appunto la valorizzazione di tutta la parte del borgo, tra la CA, la strada bianca che diciamo congiunge tra la CA alla barca e dalla barca al castello, lo spiazzo del castello, la piazza San Nicolò, per cui saranno 6-7 lotti, poi faremo una presentazione ufficiale e naturalmente daremo anche gli onori a chi sta lavorando a questo progetto. Contiamo entro settembre-ottobre di presentare all'obiettivo B4, mi pare che è l'obiettivo cultura, per vedere se possiamo arrivare a ottenere dei finanziamenti naturalmente europei. Per cui avete la mia parola che per qualunque cosa che riguarda soprattutto l'aspetto culturale ovviamente sarete coinvolti. Noi questa sera, io mi unisco al tributo, del plauso naturalmente di questo magnifico pubblico, io lo faccio in modo un po' diverso questa sera, è un piccolo attestato di stima per entrambi, perché ho voluto scrivere oggi perché mi sembrava l'occasione giusta. E però prima di consegnarvelo vorrei leggerlo. Allora, l'amministrazione comunale di Villafranca Lunigiana esprime profonda e sentita riconoscenza per la collaborazione preziosa al professor Giuseppe Benelli, socio emerito dell'Associazione Manfredo Giuliani, nella realizzazione di iniziative culturali volte alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio comunale. All'elegante e dotto relatore, protagonista indiscusso della cultura lunigianese, l'amministrazione comunale porge infiniti e sentiti ringraziamenti con l'auspicio di una collaborazione attiva e feconda anche per il futuro. Grazie. E vediamo al vero padrone di casa, l'amministrazione. Gli altri piedi, sì. Come vuoi, come se ti devo chiamare con signoria lo faccio anche voi. L'amministrazione comunale di Villafranca Lunigiana conferisce un riconoscimento tangibile al professor Gianmaro Cavalli,
per un'instancabile opera prestata quale presidente dell'associazione Manfredo Giuliani, quale strenuo difensore della memoria storica villafranchese e lunigianese, quale straordinario ambasciatore della cultura locale, quale appassionato studioso della storia e delle tradizioni del nostro territorio. Con gratitudine. Sì. Qualcuno vuole fare qualche domanda? Ne faccio una io. Vuole il microfono? No, prendi il microfono. No, devi venire qui, Mario. No, ne faccio una io, perché io volevo. Quando Federico Barbarossa dà il diploma a Opizio Malaspina, saltano fuori tutti i vari luoghi dove i Malaspina avevano. E fra l'altro c'è Mal Nidum cum tota Puglia, ecco, quindi Mal Nido con tutto il suo territorio che riguardava il castello. Allora, Villafranca, quando è la prima citazione documentaria di Villafranca? No, te lo dico. Allora, noi non abbiamo niente, è buio assoluto, è buio assoluto, al di là del nome Villa. E tu che sei villa ce ne sono. Appunto, tutte le nostre ville, me lo insegni, guarda che l'ho imparato da te, no, quindi me, te. A me interessa questo fatto, cioè il Mandito e la Villa Blanca, cioè la connessione che hai fatto. Perché proprio in questi giorni stavo rileggendo, o meglio, avevo letto tanti anni fa ma non mi ricordavo niente, non avevo capito niente. Ma un articolo del grande maestro Gerd Tellenbach che riguarda l'utilità dello studio delle persone per la storia medievale, cioè la cosiddetta personal fortune, le ricerche genealogiche. E ha scritto questo nel 65. No, l'articolo è del 57, la traduzione italiana era del 65. Allora lì. Da quell'articolo, poi dalla sua scuola, sono nati moltissimi studi sull'aristocrazia e sulla Chiesa nei secoli X, XI e XII. E individua un momento di trasformazione della grande aristocrazia, come appunto il Malaspina, proprio alla fine dell'undicesimo, nel corso dell'undicesimo secolo. E alla fine dell'undicesimo. E uno degli aspetti che testimoniano questa trasformazione della struttura delle famiglie nobiliari dell'inizio della memoria dinastica, quella che dura fino adesso, è del fatto che saltano fuori i cognomi, cioè salta fuori, ma prima c'erano gli Obertenghi, ma gli Obertenghi è il nome erudito, c'erano i figli di Oberto, cioè, insomma, queste quattro stirpi saltano fuori, gli Estensi, i Pelavicino, i Malaspina, poi i Marchesi di Marsa, i Marchesi. Gli Estensi prendono il nome dal castello, i Malaspina e i Pelavicino invece hanno, cioè la forma cognominiale salta fuori da questi soprannomi, che saltano fuori intorno al 1120, Alberto Malaspina. Quindi, come mai? Io mi ho fatto. A suo tempo mi ero chiesto come mai saltano Pelavicino, Malaspina, questi che sono, appartengono alla cosiddetta Reich Sabel, cioè alla nobiltà dell'impero. Ma come mai vengono? Allora vuol dire che il nome non è che se lo danno, ma gli viene imposto dall'esterno. Però è un fatto che loro lo accettano e poi lo trasmette, diventa il nome della dinastia. Lo stesso è per Mal Nido, cioè per Mal Nido vuol dire che qualche mai come Groppo Fosco eccetera. Secondo me credo di averlo un pochino intuito. Il Mal Nido è proprio il nome, è proprio nel momento di come dire, il momento più caldo, più rovente dei rapporti interrotti tra il vescovo di Luni, il vescovo conte di Luni e il Malaspina per il possesso della Luni. Già, è chiaro che
questi due nomi, Malaspina e Malnido, che sono coevi, cioè, contemporanei, 10 anni, 15 esatto. anni, documentariamente è stata diventata. Allora, chi li chiama così? Chi li può chiamare così? Chi li chiama? Cioè, il vescovo. Ma chi deve, per, cioè, chi, come si forma un soprannome, come viene poi in quel periodo lì, in quegli anni lì, si trasforma in cognome e viene accettato da questa marchesi? Devi scrivere un argomento, così io lo imparo e poi te lo dico. Perché succede che in quegli stessi... Cioè, c'è questa famosa affermazione di quegli stessi anni, quando il Barbarossa viene in Italia, viene scortato da un pizzo, che dopo però diventa il capo della Lega Lombarda dopo 5-6 anni. Però c'è questa affermazione, si dice, quando non può passare di qua, e allora chiede al marchese di fargli da guida lui. E poi passa per questi posti e dice, ma di cosa campi? Risponde che qui se foebat de voltis. Allora, questo de voltis non è di rapire, ma era il fatto dei pedaggi, perché quasi da un momento all'altro saltano fuori tutti in autostrada, lo paghiamo il pedaggio. Non capisco perché se Barbarossa nel 1964 individuava la Lunigiana come terra dei pedaggi, certo, lo sappiamo, la Lunigiana ha avuto, mi alzo i piedi, la Lunigiana ha avuto questa sua grande sventura di avere troppi confini, aveva più confini che strade, e quindi era terra, perché erano troppi padroni. E poi è inutile tornare a dire la diffusione della famiglia Malaspina, che professa la legge longobarda, per cui se uno ha, basta che siano legittime, ma se ha 8 figli, Villafranca, se il marchese aveva 8 figli era diviso in 8 parti, ma se uno di quegli 8, quindi la Lunigiana diventa, è sempre, ha avuto sempre questa vocazione alle gabelle, ai confini, per cui ha già a quel tempo Spino Secco e Spino Fiorito, era già una prima divisione. I Malaspina, quando arrivano in Lunigiana, non vengono in Lunigiana tutta loro, vengono già divisi, lo sai, degli segni. Vengono già divisi perché fanno due capitali, tu prendi tutta la riva sinistra, te prendi tutta la riva destra, e quindi quando arrivano in Lunigiana loro portano già il germe della divisione. E poi da quel momento avviene la frantumazione, che quando fu invitato una volta a Ferrara a parlare, nessuno riusciva a capire a Ferrara come in Lunigiana ci fosse la Valle del Taverone, della Valle del Taverone, che saranno da Ulla fino a arrivare, da Terra Rossa, fino ad arrivare dove? A Lagastrello, quanti chilometri saranno? 50? Beh, 50 chilometri, c'erano 7 strade. Ma attenzione, non c'erano soltanto i Malaspina, c'erano anche gli Estensi. Tavernelle, quella zona lì, era la parte degli Estensi. Per cui, ma dico, come si fa a pensare a una terra che per anni, per secoli, ha 7 stati nello spazio di 50 km? E la popolazione quante era? 45 fuochi. 45 fuochi voleva dire, non sai, 5 si faceva la media di 5, 5 per 5 25, quando avevano 2000, 1500, poi 500, poi sono arrivati, abbiamo avuto dei feudi, quello di Pontebosio che mi pare che fosse di 300 persone. Posso dire una cosa io? Sì, certo. No, come Germano ha sollecitato tantissime cose, intanto mi interessava evidenziare da quelle foto esterne la sovrapposizione, cioè nel loggiato rinascimentale che emerge, che assomiglia a quello di Massa, perché poi le analogie si possono fare, sono tante, si sovrappongono sopra, ecco loggiato, eccetera, si sovrappongono, c'è cioè, il mastro, ma poi delle costruzioni. Ora, nelle parti alte ci stava la servitù da sempre.
il fatto che poi ci sia andato a abitare parte della popolazione, sono stati indipendenti dei marchesi, ma lo rende particolarmente interessante e curioso. No, io volevo, mentre parlavate adesso, cioè la specificità di questo Villafranca poi è che questa divisione tra lo spino secco e lo spino fiorito, Villafranca è l'unico castello che si trova sulla sinistra della Magra che fa parte dei possessi dello spino secco. Questa è la curiosità. E questo è l'elemento che molto probabilmente la rende franca, ma soprattutto è questo che dà celebrità al luogo, che è il luogo di incontro, come ha detto Germano. Ecco perché Dante e il Boccaccio fanno riferimento al Marchese di Villafranca, perché il ruolo di Villafranca rispetto alla Lunigiana era quello di essere un luogo di battitore libero, cioè garantiva allo spino secco di poter accedere al di qua della Magra in un luogo ben preciso. Questo diventa una chiave interpretativa particolarmente interessante. Per quanto riguarda i cognomi, voi sapete che i cognomi infamanti sono proprio delle grandi famiglie, anzi si beavano quando una grande famiglia veniva soprannominata perché creavano potere, terrore. Quindi chiamarsi Cagnacci, chiamarsi Malatesta, chiamarsi Belaricino significava in qualche modo dimostrare il proprio potere, il potere della propria famiglia. Ecco perché non solo non se lo cambiavano, ma se lo esibivano questo soprannome da parte loro. Certamente il Malnido, così bello, così affascinante, che appare così arroccato, arrampicato come un mito d'uccello e che diventa sede non solo di una famiglia che si chiama Malaspina, ma che diventa un luogo del tutto suggestivo e particolare, è legato proprio all'immagine che abbiamo. Le immagini che proiettiamo ci danno proprio il senso, non tanto questa che è romantica, quanto questa qui è molto più reale, che si capisce che allora c'è una stratificazione dell'abitato che è di un interesse e di un fascino incredibile. Per quanto riguarda il ballo, già detto un'altra volta, la famiglia Bernabovi di Bagnone, in questo caso faccio riferimento alla signorina Narcisa, classe 1887, la più giovane delle sorelle, erano 13 tra fratelli e sorelle, lei ci veniva a dire che erano più giovani, non sposata, grande ballerina, miseria infinita, ma al ballo bisognava assolutamente andare, accompagnata da papà. Aveva un'impresa di trasporti, da cui poi verranno i Simonini, I Simonini diventeranno loro eredi di questa impresa, loro avevano i calessi, non avevano ancora le corriere. E lei ricordava le feste nel salone del castello di Villafranca, feste bellissime a cui accorrevano da Pontremoli, da Finizzano, da Luna. Ricordava ad esempio l'avvocato Puttini, Ernesto Puttini, grande